Ciao e benvenuto nel mio canale. Se le favole e le storie che leggo sono di tuo gradimento, ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. A te non costa nulla e per me è un aiuto per far crescere il canale. Grazie. Il bambino d'oro e il bambino d'argento. Niamè, il più potente fra i maghi del cielo, viveva in una fattoria posata sopra un bellissimo tappeto di nuvole. Un giorno decise di prendere moglie e invitò a presentarsi le quattro fanciulle più belle della sua tribù. Poi domandò a ciascuna: «Che cosa faresti per me se io ti sposassi?» La prima, che si chiamava Akoku, dichiarò: «Spazzerei la fattoria e governerei la tua casa». E la seconda: «Cucinerei ogni giorno per te le pietanze migliori». E la terza: «Filerei montagne di cotone e andrei tutti i giorni ad attingere l'acqua». E la quarta: «Io ti darei un figlio tutto d'oro». Naturalmente Niamè scelse l'ultima e ordinò di preparare la cerimonia per le nozze. Akoko fu molto contrariata nella scelta fatta da Niamè, si rodeva di invidia e di gelosia. Seppe tuttavia nascondere molto bene i propri sentimenti e riuscì a rimanere presso la giovane regina come dama di compagnia. I due sposi vivevano felicemente e avevano già preparato la culla in attesa del bambino tutto d'oro. Quando Niamè dovette partire per visitare una sua grande fattoria, proprio durante la sua assenza, alla regina nacquero due gemelli, uno tutto d'oro, l'altro tutto d'argento. La perfida Koko, non appena li vide, prese i due bambini, li chiuse in un cestello e fuggì con essi in mezzo al bosco. Poi nascose il cestello nel tronco vuoto di un albero. Nella culla, al posto dei bambini, mise due orribili ranocchi. Quando Niamè fu di ritorno, Akoko gli corse incontro. «Affrettati, Niamè», gridò, «vieni in casa a vedere i tuoi figli». Niamè si affrettò, ma quando vide nella culla le due brutte bestie, la rimase male. Comandò che i ranocchi fossero uccisi e la regina esiliata proprio ai confini del regno, in una capanna solitaria. Intanto il destino volle che un cacciatore passasse vicino all'albero morto, dove stava nascosto il cestello con i tuoi bambini dentro. L'uomo scorse un luccichio e si avvicinò. «Che cos'è questo?» si chiese. «Siamo i figli di Niamè», risposero i bambini. Il cacciatore raccolse il cesto, lo aprì e restò ammirato davanti alla bellezza dei tuoi piccoli. Era poverissimo, ma li portò a casa sua e li allevò con amore,
senza rivelare a nessuno dove li avesse trovati. I tuoi bambini crescevano buoni, obbedienti e abili in tutte le cose. Quando il cacciatore aveva bisogno di denaro, raccoglieva la polvere d'oro e d'argento che cadeva di continuo dai loro corpi e andava in città a comperare quanto gli era necessario. A poco divenne un uomo molto ricco e sostituì la misera capanna con un'ampia fattoria. Un giorno il cacciatore venne per caso a sapere che i due bambini erano i figli del re. E allora, sebbene a malincuore, decise di riportarli al padre. Giunti alla fattoria di Niamè, il cacciatore chiamò il re fuori dal recinto e gli disse: «Vieni a vedere quali esercizi sa fare questo ragazzo d'argento». Niamè uscì e restò ammirato dall'abilità straordinaria del giovane. Intanto il ragazzo d'oro aveva cominciato a cantare in modo meraviglioso e cantando narrava la propria storia, la promessa della mamma, la perfidia di Akoko e la bontà del cacciatore che li aveva allevati e amati come figli. Niamè, stupito e commosso, abbracciò i figli, fece richiamare la regina dall'esilio e ordinò alle schiave di pettinarla e rivestirla di abiti regali. Poi andò da Akoko, la trasformò in una gallina e la scaraventò sulla terra. Infine lodò molto il buon cacciatore e lo rimandò a casa carico di regali. Ancora oggi i due figli di Niamè vanno a fare il bagno nel grande fiume che scendeva a cascata sulla terra. Allora un po' della loro polvere d'oro e d'argento arriva fino a noi e quelli che la trovano diventano molto ricchi.